Mentre la gran parte dei giovani d'oggi aspira sempre più ad un impiego comodo o mentale, ci sono ancora ragazzi che amano stare a contatto con la natura tramutandolo in lavoro. Uniti dalla passione per la terra tramandata dai loro nonni e legati dal sano valore dell'amicizia, due ragazzi di 22 e 24 anni, da circa un anno e mezzo hanno dato vita a Terra Madre, una società agricola nel territorio di Vallefoglia. Carlo e Pietro sono i creatori di una vera oasi naturale incastonata tra le frazioni di Talacchio e Padiglione, elaborata a sensibilizzare sul chilometro zero, sulla sostenibilità e sul cibo di qualità nelle tavole domestiche. Io facevo l'orto insieme a mio nonno Pietro Uguale e abbiamo, ehm, abbiamo iniziato la nostra piccola esperienza con l'acqua ponica e quindi ehm, cosa facevamo? Producevamo mente basilico per eh, rifornire i bar locali e, e da qui ci siamo trovati bene, ci è piaciuta questa... Questa, questa esperienza e abbiamo deciso di fondare ormai un anno e mezzo fa una, una società agricola. Noi siamo un'azienda eh, in conversione biologica e produciamo ortaggi di vario tipo, potete vedere pomodori, zucchine, melanzane, peperoni, insalata, eh, anguri e meloni per il momento e ci stiamo preparando a piantare più di 55.000 piante eh, invernali e abbiamo impiantato da poco, da febbraio, eh, anche il nostro frutteto di pesca, albicocca e ciliegia. Tutti i nostri prodotti vengono trattati solamente con appunto, prodotti bio, quali eh, rame, zolfo, olio di nim, eh, piretro, eccetera. Questo perché il nostro sogno iniziale, forse un po' autopistico, era quello di riuscire a garantire una sostenibilità al nostro paese, a quello di Vallefoglia e anche dintorni, quindi come Pesaro, e Così da garantire ai cittadini prodotti locali, naturali e quindi garantirgli appunto un'ottima qualità del cibo. Sicuramente anche la peculiarità di un legame con la terra che avete, che è sicuramente anche in controtendenza con le passioni dei giovani attuali. Questa passione di un lavoro duro, davvero faticoso, ma che ti dà allo stesso tempo tante soddisfazioni. E, è un lavoro un po' in eh, diciamo controtendenza rispetto all'attualità dei ragazzi che generalmente mh, si lanciano più su altri settori. Questo perché appunto eh, la fatica è tanta e a volte purtroppo anche mh, diciamo, il riscontro economico non è sempre dei migliori. Ecco. Diverse le iniziative anche che avete organizzato in questo periodo estivo ma non vi fermate e quindi continuate a programmare queste iniziative. Per esempio abbiamo organizzato un evento il 2-3 settembre qui a Valle Foglia nel nostro labirinto di mais dove i bambini potranno fare un giro nel labirinto di mais, ci sarà inoltre un cavallino dove i bambini potranno poi fare un giro sopra il cavallino ma non mancheranno anche giochi per bambini e palloncini modellabili.